Un 29enne ragusano è stato arrestato per droga e truffa allo Stato dai carabinieri che lo hanno prelevato all'aeroporto di Catania. Tornava da una vacanza. Dopo il rinvio dell'apertura delle buste per la Ragusa-Catania, anche il rallentamento del cantiere della Siracusa-Gela a causa dell'aumento dei prezzi e della guerra in Ucraina. Il sindaco a Matuna spiega le ragioni della lotta contro la costruzione dell'impianto ed intanto anche un cittadino privato ricorre al CGA dopo la sentenza del TAR di Catania. Il 3 giugno un simposio dei maggiori professionisti a Ragusa per discutere dell'autenticità dell'opera di Caravaggio. Intanto oltre 1000 i visitatori alla mostra. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Canale 74. Lo avete dunque sentito dai titoli, è stato arrestato ieri sera uno dei soggetti individuati dai carabinieri nell'operazione Indomitus. È stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Ragusa all'aeroporto di Catania al rientro da una vacanza in Spagna. Fa ritorno da una vacanza in Spagna, ma ad attenderlo ieri sera all'aeroporto di Fontanarossa i carabinieri della compagnia di Ragusa per arrestarlo. Il 29enne ragusano, che si trova ora in carcere a Ragusa e ricercato dai carabinieri fino a ieri sera, è coinvolto nell'operazione Indomitus e dovrà adesso rispondere, come gli altri 11 soggetti già arrestati lunedì, del reato di spaccio di stupefacenti e in concorso all'indebita percezione del reddito di cittadinanza. Quella compiuta, insomma, da tutti questi soggetti è una vera propria truffa allo Stato per una cifra stimata complessivamente in più di 14.000 euro. I carabinieri lunedì mattina infatti non hanno trovato in casa il 29enne ed è così partita una ricerca approfondita grazie alla quale hanno appurato la presenza del giovane in Spagna per una vacanza ed anche la prenotazione del volo di ritorno in Sicilia ed è così che lo hanno arrestato ieri sera all'aeroporto grazie alla collaborazione dei colleghi in servizio a Fontanarossa. Ancora da arrestare però un altro soggetto che risiede in Spagna e che per questo è tuttora irreperibile in Italia. Per quest'ultimo la procura Iblea sta valutando l'ipotesi di far scattare un mandato di arresto europeo. L'operazione dei carabinieri ha permesso di scoprire una rete di spacciatori con contatti in tutta Italia e all'estero. I carabinieri hanno anche appurato l'utilizzo di un 19enne di una delle più famose app di messaggistica istantanea per concordare quantitativi di droga e prezzo con i vari corrieri. Alcuni di questi spacciatori inoltre hanno percepito il reddito di cittadinanza e con i proventi illeciti dello spaccio hanno anche acquistato auto di lusso, intestate però a familiari o a prestanome, così da non perdere il diritto al reddito di cittadinanza. Incidente autonomo mortale ieri a Pozzallo, lungo la provinciale 66 in località Santa Maria del Focallo. A perdere la vita una 43enne di origini albanesi ma residente a Pozzallo. Per cause ancora da accertare, il mezzo, una multipla, si è schiantato contro un muro di cinta di un'abitazione. La donna è morta sul colpo, mentre il marito è stato urgentemente trasportato dal personale del 118 al maggiore di Modica per i politraumi riportati. Indagini ora in corso da parte dei carabinieri di Ispica. Rinviata l'apertura delle buste per l'appalto della Ragusa-Catania a lunedì e poi il rischio paralisi che riguarda il lotto autostradale della Siracusa-Gela ed in particolare il lotto Modica-Pozzallo-Ispica. Ancora un rinvio per la Ragusa-Catania, slitta infatti al prossimo lunedì l'apertura delle buste delle imprese che hanno scelto di partecipare al bando per il raddoppio dell'infrastruttura con la costruzione dei 4 lotti. Il rinvio pare essere causato da una richiesta stessa delle imprese di tempo maggiore per presentare l'offerta, a metterle in crisi insomma la guerra in Ucraina, il recente aumento dei prezzi che rischiano di bloccare la già macchina lenta dei lavori pubblici, alla complessa burocrazia adesso si somma pure l'incertezza per le aziende che devono fare i conti con il rincaro dei prezzi e l'alto costo della manodopera. Una situazione questa che coinvolge comunque anche altre infrastrutture in cantiere. Ed è di poche ore fa l'intervento di Peppe Scifo, segretario
della CGIL provinciale, preoccupato proprio per il futuro del settore. A rischio per scifo anche il cantiere della Siracusa Gela e precisamente l'ultimo tratto in costruzione del lotto Ispica Pozzallo Modica. Alla crisi, spiegano scifo e il segretario di Fillea Franco Cascone, dei prezzi e delle difficoltà di reperimento delle materie prime, si aggiunge adesso il ritardo dei pagamenti dei lavori, ai quali devono essere pagati delle somme aggiuntive per gli aumenti del 2022, da quando appunto è in corso la guerra in Ucraina. Ad oggi mancano i pagamenti per il mese di gennaio e febbraio 2022 e gli ulteriori stadi di avanzamento fino ad ora, compresi le somme aggiuntive per gli aumenti dei costi di produzione. Occorre quindi che il CAS e il governo regionale compiano ogni sforzo possibile per accelerare i tempi di pagamento, proprio al fine di evitare il blocco dei cantieri, l'ulteriore slittamento dei tempi di completamento del lotto e per scongiurare anche pesanti ricadute sui livelli occupazionali. Ma più in generale i due segretari spiegano che una paralisi può anche essere determinata a livello pubblico dai bandi di gara stilati mesi fa e che mal si conciliano adesso con l'attuale panorama economico. Il problema, precisano, riguarda l'intero comparto delle costruzioni pubbliche e occorre quindi l'intervento dello Stato per far fronte all'adeguamento dei prezzi nelle gare assegnate negli ultimi anni e che sono ora in esecuzione. Il sindaco di Pozzallo torna ancora una volta a parlare della vicenda che lo vede opporsi alla costruzione dell'impianto di biogas in contrada Bellamagna ed intanto è di queste ore la notizia del ricorso al CGA anche da parte di un cittadino privato. C'è anche un privato che ha dato mandato ai legali per impugnare la recente sentenza del TAR di Catania che non ha così accolto le rimostranze dei pozzallesi sulla costruzione dell'impianto di biogas in contrada Zimmardo Bellamagna. Intanto in queste ore il sindaco di Pozzallo torna ancora una volta tramite una nota a fare delle precisazioni sulla vicenda o meglio sulla battaglia contro la costruzione dell'impianto in contrada Bellamagna. Ora in appello al CGA, ovvero il Consiglio di Giustizia amministrativa, anche le ragioni di un privato, Giuseppe Iemmolo, che in alcune recenti interviste ha dichiarato di voler agire soltanto per tutelare il verde e la salubrità di tutti. Iemmolo è comunque proprietario di un terreno proprio in quelle zone. Intanto, in una nota, il sindaco di Pozzallo interviene proprio in seguito all'inaugurazione a Caltanissetta di un impianto di biogas. Nessuno si è mai dichiarato, ha spiegato, contrario alla nascita di queste strutture. Il problema è che è stato sempre sollevato è stato quello dell'ubicazione, che non può essere alle porte di un centro abitato come nel caso di Pozzallo. A Caltanissetta invece hanno avuto fortuna di avere degli imprenditori illuminati che hanno concordato con i rappresentanti delle istituzioni territoriali, ma nel nostro caso così non è stato. In quella città infatti l'impianto di biometano appena inaugurato sorge a parecchi chilometri di distanza dai centri abitati, circa 10. E sempre a Matuna, ancora una volta, precisa che in una riunione, vicenda divenuta oramai nota, tenutasi presso la Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa, ha firmato un documento insieme al sindaco di Modica e al titolare dell'impresa costruttrice, in cui quest'ultimi due si sono impegnati a trovare un sito alternativo, lontano quindi qualche chilometro dal centro abitato di Pozzallo, impegno che però non è stato mantenuto e che ha portato, conclude così a Matuna, ad iniziare una sacrosanta battaglia proprio a tutela dell'ambiente. L'autenticità dell'opera di Caravaggio ha fatto discutere tanto e sarà oggetto di approfondite analisi e studi al simposio organizzato il 3 giugno a Ragusa e voluto anche dall'amministrazione per chiarire proprio i contorni di questa vicenda. Intanto la mostra ha già raggiunto quota di 1000 ingressi. Il San Giovanni Giacente, che oltre ad aver incantato i visitatori ragusani ha fatto anche discutere tanti esperti e non solo sulla sua autenticità, sarà oggetto di studio e di approfondimenti il 3 giugno a Ragusa, presso l'Aula Magna del Centro Commerciale Culturale. È stato infatti programmato un simposio aperto a critici, storici, esperti d'arte e giornalisti che servirà ad illustrare appunto tutti i dettagli riguardanti la campagna diagnostica operata sul dipinto e le evidenze documentali e scientifiche
critiche che lo attribuiscono a Caravaggio. Intanto, fanno sapere gli organizzatori, è già stata raggiunta la quota di 1000 ingressi. L'opera centrale della mostra Caravaggio Ultimo Approdo, esposto nella chiesa della Badia a Ragusa, ha causato non poche polemiche rivolte dall'opposizione a Cassì. E dunque una prima risposta da parte dell'amministrazione sembra essere proprio l'organizzazione del convegno, in cui interverranno i rappresentanti della produzione e della proprietà del dipinto, lo storico d'arte Pierluigi Carofano e curatore della mostra, ma anche della restauratrice e storica d'arte Roberta Lapucci, del fisico diagnostico di opere d'arte Teobaldo Pasquali, ma anche del dottor Moretti, membro del comitato organizzativo della mostra, e del chimico Leonardo Borgioli. In queste ore intanto il sindaco Peppe Cassì scrive: è di questi giorni il dibattito sull'autenticità dell'opera, che vede contrapposti pareri illustri. Non c'è dubbio che prima di accogliere la tela il comune abbia ricevuto ampie rassicurazioni. La massima studiosa vivente di Caravaggio, Mina Gregory, scrive ancora Cassì, ne ha confermato l'attribuzione a Caravaggio in una recente mostra in Giappone. Con l'incontro del 3 giugno si cercherà di fare chiarezza per cercare di comprendere un artista che da 400 anni non smette comunque di far discutere di sé. Ed ora ci occupiamo ancora una volta dell'isola pedonale di via Cavour, che fa discutere tra scelte non condivise del sindaco Francesco Aiello, ma anche l'inciviltà dei cittadini. L'isola pedonale di via Cavour a Vittoria causa ancora scontri in città. Da quando infatti sono state rimosse le fioriere, auto e camion invadono l'area pur trattandosi di una zona pedonale. Ed ecco che si solleva l'opposizione, che si era già scagliata dal primo momento contro la decisione del sindaco Francesco Aiello, che ha spostato le fioriere. Ed è ora lo stesso primo cittadino ad avvisare i trasgressori di un sequestro dei mezzi. Insomma, fioriere o no, quello che sembra mancare a Vittoria, oltre ad un clima politico sereno, è anche il senso civico. Pare infatti che l'isola sia invasa da auto selvagge in sosta o da mezzi che scaricano indisturbati. Tra le varie repliche ad Aiello, quelle di Piero Guerrieri, che invita il primo cittadino a intensificare i controlli tramite vigilanza o dei sistemi di videosorveglianza. E sempre Guerrieri fa presente che le fioriere, oltre all'estetica, fungevano appunto da deterrente, bloccando il passaggio dei mezzi. Per Alfredo Vinciguerra di Fratelli d'Italia, comunque, è stata sbagliata la scelta del sindaco. Diciamo tutti grazie, dichiara Vinciguerra, ad Aiello per aver rimosso le fioriere. Ancora una volta un ottimo lavoro. Continui sempre così. L'ASP di Ragusa ha finanziato la realizzazione di un cortometraggio per sensibilizzare la comunità sulla dipendenza da gioco d'azzardo. Protagonista del corto, l'amato Nino Frassica. Guardate. Ma insomma, chi è? Devi promettermi di non giocartelo. Ci sarebbe quel piccolo conto ancora in sospeso. Con questo cortometraggio, denominato Magic Show, finanziato dall'ASP di Ragusa, si intende sensibilizzare la comunità contro il gioco d'azzardo. Da oggi è infatti disponibile sulla piattaforma Rai Play e consigliato da Rai per il Sociale. Scritto da Andrea Traina, che tra l'altro ha curato anche la regia, e con protagonista Nino Frassica, il film si inserisce nell'ambito di un più ampio contrasto alle dipendenze da gioco d'azzardo, e con questo si sperimenta tra l'altro una nuova modalità di approccio nei confronti della problematica. Lo spot infatti, assieme a corsi, convegni sul tema, servizi tra i quali anche l'allestimento di un camper con relativo equipaggiamento, utilizzato tra l'altro dalle risorse umane con dispositivi informatici, il tutto allo scopo di avvicinare e raggiungere quanti più cittadini possibili. La realizzazione del corto, fortemente voluta dall'ASP e dal direttore dell'unità di dipendenze Giuseppe Mustile, rientra tra le iniziative sostenute dall'assessorato alla salute della regione
Regione, che per questo progetto ha messo a disposizione un contributo di 257.000 euro circa. Il corto è già stato proiettato nel mese di dicembre del 2019 al Cinema Golden di Vittoria, alla presenza di numerosi studenti degli istituti superiori. Perché io devo chiudere, sono le 9 passate. Se spuntano i vigili io passo guaio. Un minuto, ultimo colpo. Ho capito, eh? Facciamo come al solito. Ma solo perché sei tu. Per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona continuazione di giornata.